Penultima giornata della stagione regolare per il campionato Under 17 regionale. Il Città di Taormina capolista matematica dopo la vittoria dell'ultimo turno in casa del Cesca. L'ospita al Bacigalupo, il Giarre che vuole difendere la seconda piazza. Gabriele Patti schiera i suoi con Gabriele Russo tra i pali, poi Santoro, D'Agostino, Romeo, Mondei, Sortino, Bertuccelli, Sposito, Aloisi, Rizzo e Runci. In panchina ci sono Gambadauro, Samuel Russo, Restalunga, Manciagli, Calì, Lembo, Zoccoli, Vancheri e Ruffo. Il Giarre in campo con Dasero, Gerli, Musumeci, Cucuccio, Martino, Pappalardo, Contino, Buglisi, Vezzosi, Lorenzo Russo e Galvagna. In panchina ci sono Spinelli, Leonardi, Cannavoni, Cotra, Parrasi, Viti e Talio. Russo non ha un controllo semplicissimo, poi il tocco per Sortino è un po' impreciso, c'è Contino che se la sposta sul sinistro, poi ancora sul destro e calcia al lato. Da buonissima posizione spreca una grande chance. Bertuccelli sul pallone, la palla messa dentro, Dasero con i pugni si scontra con Mondei. Brutta la caduta del portiere del Giarre. La rimessa con le mani di Musumeci, la spizzata dentro, libera la difesa del Città di Taormina, poi calcia a Cucuccio. E Russo blocca dopo il rimbalzo del pallone. C'è Lorenzo Russo sul pallone. La punizione calciata dentro col mancino. La palla resta lì. Cucuccio e Gabriele Russo fa una gran parata. Poi Mondei evita il calcio d'angolo. Aloisi il tocco su D'Agostino che si ferma e poi riparte a gran velocità. D'Agostino se la sposta sul mancino. Poi ancora sul destro. Rientra, la mette dentro. C'è la sforbiciata di Runci che si perde però l'arca. Ora Contino trova il corridoio per Vezzosi, entra in area Vezzosi e calcia. La smanaccia Gabriele Russo, c'è Galvagna che prova ad alimentare l'azione, la mette dentro Galvagna, Vezzosi di testa, la manda alta e spreca una grande chance per fare 0-1. Siamo negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo, ora D'Agostino lavora palla al limite, il tocco per Aloisi, ancora D'Agostino vince due rimpalli, D'Agostino il tocco d'esterno, Aloisi! Fa 1-0 al 40esimo, sono 23 in campionato per Ciccio Aloisi, ottavo assist stagionale invece per D'Agostino. Aloisi prova la fuga in contropiede, ora ragiona. Punta l'avversario, accelerazione improvvisa di Ciccio Aloisi, la palla dentro, Runci! Palla esce di un soffio. Un po' di spazio a sinistra, il Giarre sono gli ultimi assalti di questo primo tempo che viaggia verso la conclusione, la palla messa dentro, prova la sforbiciata, Contino. Imprecisa, coraggiosa però la soluzione del 7 del Giarre. Si riparte quindi con Calì per Bertuccelli. È accaduto poco in questa prima parte di ripresa, al 53esimo. Sortino lascia il posto a Vancheri. Cucuccia un po' di spazio, una bella intuizione per Vezzosi che carica il mancino. Fa 1-1 Vezzosi. Al minuto 54 il Giarre l'ha riequilibrata. Bello il diagonale del numero 9 giallo-blu. Bello anche l'assist di Cucuccio. Fuori Sarorizzo al 55esimo, dentro Zoccoli. Ora è Manciagli al 61esimo, prende il posto di Mondei. Spazio anche per Restalunga, fuori Romeo. La rimessa in gioco di Gerli, palla arriva a linea dell'aria. C'è Cucuccio che prova la conclusione, mancina. Ci sono problemi per Gabriele Russo. Lancio lungo da fermo, Vancheri la spizza sul secondo palo. Vezzosi torna indietro, Vezzosi da Gerli che si sposta la palla sul sinistro e calcia. Anche qui, soluzione imprecisa. Dentro Samuel Russo, minuto 66, fuori Santoro. Galvagna la mette dentro, profonda, Pappalardo di testa, scavalca Gabriele Russo e ribalta il punteggio. 70esimo minuto in corso. Il Giarre ha ribaltato l'iniziale vantaggio di Ciccio Aloisi. Ora Lorenzo Russo prova a prendersi un po' di spazio a destra, fa tutto da solo Russo, raddoppiato, riesce a far filtrare comunque questa sfera, la conclusione improvvisa col destro. All'alta Ciccio Aloisi non scende la traiettoria. Calì, buono lo spunto del 16 della Città di Taormina. La palla allargata verso Ciccio Aloisi, punta la porta. Aloisi rientra sul destro e calcia. Dasero blocca. Ultimi minuti di questa partita. Il Giarre prova a chiudere in attacco. C'è Cucuccio che calcia. Conclusione mancina improvvisa che sfiora la traversa.
Manciagli prova nel recupero a gestire palla, finisce qui, c'è il triplice fischio dell'arbitro, il Giarre ribalta il vantaggio di Ciccio Aloisi con le reti di Vezzosi e Pappalardo e viola il bacigalupo di Taormina. Città di Taormina che era già certo del primo posto in classifica, il Giarre blinda invece la seconda piazza ed è grande festa comunque al bacigalupo.